Vi sono già stato presentato, sono Giovanni Morelli, mi sono già stato presentato con i miei titoli di studio, sono un agronomo, quindi mi sono laureato in agraria e sono anche arboricoltore, che vuol dire che mi sono specializzato nella cura, nella conoscenza e nella gestione degli alberi ornamentali con un percorso diciamo di formazione un po' complicato, perché è una figura che in Italia non c'è, quindi bisogna andare un po' a cercarsela all'estero. Ma vorrei presentarmi in maniera un pochino diversa. Io sono soprattutto una persona estremamente fortunata perché faccio un lavoro meraviglioso che io ritengo il più bello del mondo e mi sveglio ogni mattina con il privilegio di avere la gioia di andare a lavorare, perché l'oggetto della mia attenzione sono gli alberi, che sono delle creature incredibili, meravigliose ed affascinanti. Allora io quello che vi proporrò oggi sarà una specie di carrellata informale nel mondo degli alberi e anche degli alberi monumentali, ma soprattutto gli alberi in sé, perché gli alberi non sanno di essere monumentali. Gli alberi sono solo alberi, cioè sono una manifestazione biologica che noi siamo in grado di caricare di significati che sono esclusivamente attributi che noi forniamo agli alberi, che alla fine altro non sono che degli specchi della società, del luogo e delle comunità che hanno il privilegio di ospitarli. È una storia lunghissima che affonda le sue origini agli albori della nostra specie, che non potremo mai ricostruire nel dettaglio e che ha avuto delle declinazioni attraverso le quali noi possiamo leggere la storia dell'uomo. Ed è una storia, badate, di convivenza e di sapiente reciproca soddisfazione, perché gli alberi hanno dato calore all'uomo attraverso il legno per il fuoco, hanno dato riparo attraverso le costruzioni, hanno dato cibo, li hanno vestiti e ne hanno animato i sogni, le leggende. E tutto questo fatto da mani che sapevano come agire, anche se non avevano le basi tecniche e scientifiche, ma sapevano che la corretta cura e gestione avrebbe garantito a loro e alle generazioni che venivano quella fonte di sussistenza così importante che oggi ci ha permesso di essere vivo con milioni di anni. Un rapporto quindi di reciproca dipendenza che però è difficilissimo oggi da leggere, perché nessuno di noi ormai ha più una diretta esperienza di queste relazioni. Gli alberi sono ovunque, ma non siamo più in grado di leggere il significato. Quindi a un rapporto utilitaristico se ne è sostituito uno di incomprensione. E quindi non sappiamo più relazionarci con gli alberi. Non abbiamo gli strumenti per capirli, non abbiamo i tempi per capirli e probabilmente non abbiamo neanche nessun interesse diretto. E questo, quelle che vedete rappresentate in queste immagini, sono le cronache dei rapporti attuali tra alberi e uomini. In realtà, come abbiamo potuto passare da questa logica di interdipendenza, in fondo di rispetto, a questa sostanziale indifferenza in cui attribuiamo all'albero sostanzialmente delle valenze negative oggi? È un percorso di distacco estremamente progressivo. Vedete, innanzitutto l'albero era qualcosa che serviva all'uomo. Io ho utilizzato la parola oggetto, il che però non significa necessariamente uno screditare l'albero, ma significa dargli invece una valenza di utilizzo concreto, che poi era rivestita di una grande quantità di significati che non erano strettamente legati all'uso. Guardate queste quattro immagini. Queste quattro immagini ritraggono tutte dei salici da vini. Quindi voi vedete l'operazione di cui sicuramente avrete sentito parlare, che è quella dell'asportazione dei giovani getti che possono essere utilizzati per costruire manufatti utili all'agricoltura, ceste o quant'altro. È riportato su una coppa del 1500 a.C. Poi lo potete vedere in una stampa del XVII secolo, poi ancora in una ottocentesca, e se andate in certi luoghi in cui viene conservata la memoria delle tradizioni agricole, potete ancora trovare degli alberi tenuti a capitosta, è esattamente lo stesso albero. Qual è il problema? Oggi nessuno sa cosa farsene del vino.
dalla civiltà in cui noi oggi viviamo. Quando noi non attribuiamo più un valore a ciò che ci circonda, siamo anche disposti a rinunciare per scherzo, per dileggio o per semplice vandalismo. Questo non è un albero qualunque, meglio, non era un albero qualunque. Questo era un olmo campestre talmente importante da aver acquisito per la collettività nella quale viveva un nome particolare. Si chiamava l'Olma, a Campagnola Emilia, Reggio Emilia, non lontano da qui. Ed era talmente importante perché era un albero che era sopravvissuto a molte generazioni, ma soprattutto, essendo una specie flagellata da una malattia epidemica che è la grafiosi dell'olmo, era uno degli ultimi sopravvissuti della sua specie. Probabilmente uno dei più grandi d'Italia, sicuramente il più grande della nostra regione. Quest'albero è stato avvelenato. Qualcuno, probabilmente per fare un atto vandalico perché non c'era nessun ritorno economico, ha deciso che quell'albero non aveva nessun valore, quindi con un gesto di spregio poteva anche essere eliminato. E quindi un albero che aveva più di 300 anni è stato ucciso, forse per una scommessa di una sera d'estate. E oggi l'albero, dopo essere di fatto definitivamente morto nel 2013, è crollato al suolo. Questa è un'immagine recente del 2018, l'albero ormai morto ha ceduto all'azione degli elementi. E quelli che vedete a sinistra sono dei fori praticati alla base dell'albero per ucciderlo deliberatamente. Pensate che salto incredibile tra quell'incisore che decise di riprodurre una scena di attività agreste su una coppa d'oro prezioso e chi decide in una notte d'estate di andare a privare la collettività di un albero come questo. Vedete, in realtà però l'ambiguità che lega il nostro rapporto con gli alberi e gli alberi monumentali, tra l'altro, non è recente, perché in realtà l'albero sconta il fatto di essere totalmente diverso da noi, talmente diverso che in una percezione del mondo antropocentrica che mette l'uomo al centro dell'universo e un po' sotto gli animali che in fondo ci assomigliano, nei quali possiamo riconoscerci, per secoli ha escluso la natura pienamente vivente, la divinità pienamente vivente agli alberi. Quello che vedete scritto sotto è un passaggio del Robinson Crusoe che tutti conoscono, il romanzo. E nel passaggio c'è scritto: Robinson Crusoe, naufragato sull'isola, attraversa cattedrali di vegetazione, si copre con una foglia di felce arrotolata a cono, poi incontra un caprone selvatico e lo uccide. È il primo essere vivente che Robinson aveva incontrato sull'isola. Quindi la dignità di vivente è attribuita all'animale, non alle cattedrali di vegetazione o alla foglia di felce con la quale si è vestito. Questo perché esistono dei linguaggi che ci accomunano con altri esseri viventi, per cui voi potete intrattenere un rapporto con il vostro caro, potete intrattenere un rapporto sentimentale, capire quali sono le sue esigenze e lui lo farà. Se vi allontanate un attimo nell'albero filogenetico e andate a una lucertola, qualcosina di comune troverete, ma sarà un po' più difficile relazionarsi. Se andate ad un albero, non avete praticamente nessuno strumento di comunicazione comune. Gli alberi non parlano, non si muovono, non emettono suoni e quindi vanno interpretati. Non vi diranno nulla, siete voi che dovete cercare di estorcergli delle informazioni. Ovviamente esiste l'estremo opposto. Se l'uomo è così importante, nel momento in cui io decido di attribuire un valore all'albero, beh, quell'albero deve avere dei requisiti, delle caratteristiche che siano simili all'uomo. E allora trovate per esempio in internet delle immagini come questa, che è chiaramente elaborata al computer, che dà dignità all'albero, ma perché l'albero abbia dignità deve essere simile all'uomo e quindi deve addirittura averne le parvenze esteriori. E poi gli si attribuisce addirittura un sentimento, un'anima e delle sensazioni simili alle nostre. Quindi l'antropomorfizzazione, che è una parola spaventosa e impronunciabile, porta fino a disconoscere la natura più profonda dell'albero, che è chiaramente un estremo. Oppure potete immaginare che la vita dell'albero sia talmente asservita alle vostre esigenze che ogni elemento della naturalità che rompe nella vostra vita controllata, in cui tendiamo a pianificare ciò che
accade dalla mattina fino ad arrivare alla sera, l'albero, che è la selvaticità che ci vive di fianco, introduce un elemento incontrollabile che ci spaventa. Vedete l'immagine a sinistra? L'immagine a sinistra è la pubblicità di una ditta che si occupa negli Stati Uniti di manutenzione delle linee elettriche, che con un ribaltamento di significati vi presenta l'albero come una minaccia a cosa? Alla vostra quotidianità. Accidenti, se l'albero cade non funzionerà il computer, non avrò la connessione internet, non avrò la luce, non potrò vedere la televisione, non potrò scaldare il microonde. Poco conta che quell'albero vi permetta di vivere attraverso l'ossigeno, è nell'immediato. E quindi tutto il tema della sicurezza. Rasati 100 leci, rasati, io mi rado, ma il reggio al limite si vota. E quindi più luce e sicurezza. Capite l'immediatezza di un ottenimento contrapposto invece alla logica generale della convivenza. E alla fine, questo non è certamente migliorativo, l'utilizzo dell'albero come elemento sostanzialmente di propaganda. Tornerò su questo argomento, però vedete, queste sono delle immagini che vengono da dei siti che oggi vi dicono come voi potete tradurre in denaro il contributo degli alberi alla vostra vita. Apparentemente, quindi io sto dando un valore alla convivenza con l'albero, in realtà quello che sto facendo è ridurre tutto ad un vantaggio per l'uomo. Come se io dicessi che il vostro contributo alla società è monetizzabile. Se uno di voi non c'è più, può essere compensato con una dazione di denaro. In realtà gli alberi sono esseri viventi e quindi devono essere rispettati come tali, non perché ci danno un servizio, ma devono avere una dignità che è loro propria. Ed ecco allora che l'atteggiamento corretto nei riguardi dell'albero è un atteggiamento che non è più economico, professionale, operativo, ma è etico. Io cioè devo nutrire una forma di rispetto nei riguardi dell'albero indipendentemente dai vantaggi che ne traggo. E vedete, non sto a tediarmi, ma etica è una parola greca, forse anche abusata negli ultimi tempi, che ha significato di carattere, comportamento, costume, consuetudine. Ed è una branca della filosofia che studia i fondamenti razionali, ve lo leggo, utile ad assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico, distinguendoli in buoni, giusti, leciti, ovvero in cattivi, ingiusti, illeciti, in relazione a un modello ideale. Non parla di soldi, non parla di vantaggi, parla di ideali. E quando voi vi applicate questi principi all'ambiente e quindi anche agli alberi, etica significa rispetto che si ha per tutto quello che esiste indipendentemente da noi. Cura responsabile, che si dedica a qualcosa con cui intratteniamo un rapporto di reciproca dipendenza. E amore disinteressato, rispetto e cura responsabile non sono infatti di per sé sufficienti. E qual è la chiave per raggiungere questo atteggiamento compiuto? Quello di cui in fondo ci stiamo occupando noi oggi, cioè la conoscenza e la convivenza. Cioè di arrivare a capire che ciò che ci circonda ha le sue regole, queste regole non possono entro certi limiti essere sovvertite, ma se io le conosco posso convivere con queste regole, che sono rappresentate da una frase che a me piace sempre mettere nelle mie presentazioni, che è di Marie Curie, che è una grande scienziata, che disse: non dobbiamo tenere nulla dalla vita, dobbiamo solo comprendere, è venuto il momento di comprendere di più, così avremo meno paura. Conoscenza, sapere con cosa abbiamo a che fare, questa è la chiave di tutto. Bene, allora, cos'è un albero? Si fa presto dire albero. Rosella prima ha parlato di una roverella, quella al centro è una roverella, bellissima, è una quercia, quindi una specie di quercia. Tutte queste attorno sono delle roverelle, non sono uguali.
è una roverella. Quella sotto è una roverella. Quella giovane, adulta e splendida è una roverella. E questa vecchia che vedete al centro, che ha quasi 600 anni, è una roverella. Eppure ci raccontano una diversità estrema. Cos'è che è cambiato? È cambiata la loro forma. E infatti l'unico linguaggio che usano gli altri per relazionarsi con il mondo che li circonda è la loro forma. La forma è un linguaggio corporeo degli altri. Ma la forma, se questo fosse l'immaginario album fotografico della vita di un albero spalmato su 500 anni, cambia nel tempo. E quindi è il risultato di un processo, un processo che si declina in tre modi. Innanzitutto, gli alberi che avete visto nell'immagine prima hanno cambiato di dimensione, quindi hanno occupato lo spazio. Occupare lo spazio, noi lo chiamiamo normalmente crescita. Occupo un volume maggiore. Ma non basta. Avevano più rami, meno rami, sono diventati più o meno complicati. Quindi, a seconda delle dimensioni che avevano, organizzavano la loro forma in maniera diversa, utilizzando strategie diverse nell'occupazione dello spazio, che sono in funzione delle dimensioni, modificando la loro complessità. E quindi la modifica della complessità legata ad un rapporto di crescita è quello che noi chiamiamo normalmente sviluppo. Tutto questo declinato in un'evoluzione nel tempo. Vi sto parlando dei cardini con cui noi misuriamo il mondo che ci circonda, Spazio e tempo. Non è nulla di diverso da quello che noi conosciamo. Però, quando abbiamo a che fare con gli alberi, è la scala che cambia completamente. Guardate questa immagine. Questo è un tiglio, è sempre lo stesso albero. Si trova a Cavalese, in Trentino, ed è un tiglio che è stato piantato alla fine del 1600. Ok? Io vado sempre a Cavalese. Mi piace, vado in montagna, frequento la montagna. Quindi è praticamente irresistibile non frequentare questo parco e farsi una foto all'interno dell'immensa caduta di quest'albero. E ci faccio le foto alla mia famiglia. Guardate le due immagini grandi, 2008 e 2015. I protagonisti della foto sono sempre gli stessi, sono i miei figli e il mio cane. A parte il cane che sembra impagliato, ma non è un buon esempio, lasciatelo stare. Guardate i miei figli, 2008-2015, sono passati 7 anni. Nella vita di un essere umano, 7 anni sono tantissimo. Se voi non sapeste che sono loro, potreste stentare a riconoscerli. Adesso dimenticatevi i miei figli e guardate l'albero. Cos'è cambiato? Niente. Eppure un albero che ha molto vissuto, e cavolo, ha delle lesioni. Nell'immagine centrale del 1990, lo stesso albero che all'epoca era utilizzato come deposito degli attrezzi da delle persone che gestivano un piccolo orto degli anziani vicino, è stato fotografato con due persone. L'albero ha 300 anni, la signora ha 91 anni, il signore ha 84 anni. Oggi siamo nel 2018. L'albero, se voi andate lì, è ancora visibile, uguale a se stesso. Quante probabilità ci sono che i due signori della foto siano ancora lì? Abbastanza poche. E se non solo, sono sul giornale come Record Trentino. Quindi voi capite che avere a che fare con gli alberi significa ricevere un essere vivente dalla generazione che vi ha preceduto e consegnarlo quasi uguale alla generazione che vi seguirà. Quindi occuparsi di una piccola frazione dell'esistenza di questo individuo. Poi guardate, questo per il tempo, ma pensate allo spazio. Immagino conosciate questi alberi, sono estremamente famosi, sono le grandi sequoie del Sequoia National Park. Non so se qualcuno di voi ha avuto l'opportunità di andarci. Sei andata? Per me è stata una delusione quando sono andato, perché sono talmente grandi che non hanno significato. Se vai lontano, ne perdi la percezione complessiva. Se vai vicino, è un muro di legno, è talmente grande che non è nemmeno più un albero. Grande! Guardatelo paragonato agli uomini, che sono lì vicino. Ma vi faccio fare un altro giochetto con questa immagine qua. Immaginate di cancellare gli uomini
da questa immagine, questo qui piccolino, o questi con le corde, o questo. Se io cancellassi gli uomini e mi facessi di nuovo la domanda chiedendovi quanto è grande quest'albero, questo è alto 117 metri, sapete che nessuno di voi sarebbe in grado di rispondere? Se io vi chiedessi quanto è lunga questa ramificazione, che è 60 metri, e gli dicessi, senza uomini, quanto è lunga? 3? 30? 35? Non sareste in grado. Perché lo spazio, la dimensione, per quanto sia uno degli elementi con cui noi attribuiamo anche il criterio di monumentalità, per gli altri non conta nulla. Contano le proporzioni tra le loro diverse parti. Lo spazio è solo funzione, quanto sono grandi, è solo funzione delle modalità con cui loro si relazionano con l'ambiente. E il segreto di questa relazione è la cosiddetta modularità. L'agronomo che vi sta parlando in questo momento è riconoscibile nelle sue parti in quanto dotato di due braccia, due gambe e un certo numero di organi interni che voi non conoscete per esperienza diretta, i miei, ma che sapete più o meno dove sono e quanti sono. Ho due polmoni, un fegato, un cuore. Quelli sono, ci sono nato e me li porterò fino alla morte, e probabilmente la morte sarà dovuta al fatto che qualcuno di questi organi smetterà di funzionare a un certo punto, non sarà più efficiente, e questo comporterà la morte dell'individuo. Gli alberi non sono fatti così, gli alberi sono fatti come il gioco dell'ego, sono modulari, cioè sono costituiti da dei mattoncini base. Hanno poca fantasia in questo. E la crescita consiste nell'aumento indefinito di questi mattoncini Lego, che io posso interpretare a diversi livelli di scala. Quello che vedete rappresentato sopra è l'unità funzionale minima biologica dell'albero, il mattoncino Lego, si chiama fitomero, un tratto di fusto, quindi l'internodo, due nodi, una gemma ascellare e due foglie che funzionano da pannello solare per acquisire energia che faccia funzionare quella sezione di elemento conduttore. L'albero è fatto da una successione di fitomeri, 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 fitomeri. Tutti, tutti. L'unica cosa che cambia è come dispongono le foglie, che è la filottassi. Fine. Quindi poca fantasia. Se andiamo ad una scala un pochino superiore, e parliamo, questa è la crescita primaria, no? E andiamo a una scala un pochino superiore, troviamo la crescita secondaria, l'amplificazione del sistema conduttore, quello che noi chiamiamo gli anelli dell'albero, no? Che nelle nostre latitudini hanno una relazione diretta col trascorrere degli anni. Un anno, un anello, un anno, un anello. Ai tropici non è così. E l'albero si ricopre ogni anno di un nuovo strato di tessuti conduttori, che veste come un guanto l'albero dell'anno precedente. Tant'è che, guardate nel lavoro di questo scultore, viene scolpito un albero per andare a tirare fuori l'albero più esattamente in un anno di riferimento. Questa è una meta sequoia che è stata scolpita fino a ottenere per un anno preciso l'albero nascosto dentro l'albero precedente. Ma se poi voi volete leggerlo ancora ad un'altra scala, avete il processo cosiddetto di reiterazione. Quando l'albero costruisce una unità, a un certo punto quell'unità si divide in due elementi assolutamente simmetrici ed equivalenti, che sono dei piccoli alberi in miniatura, che tra l'altro spesso conferiscono quell'aspetto di armonia morfologica dell'albero che noi tanto apprezziamo. E quelli che vedete segnati sono ognuno dei punti in cui l'albero ha deciso di creare una nuova unità funzionale, cioè un piccolo albero in miniatura. Gli alberi quindi crescono aumentando il numero dei moduli, e questa è la crescita, e li organizzano in maniera diversa rispondendo all'efficienza dell'occupazione dello spazio secondo delle regole che declinano lo sviluppo dell'albero nel tempo. E se io posso mettere dei moduli in più per crescere, posso anche decidere, se le circostanze lo giustificano, di ridurre il numero dei moduli, perché ad esempio le risorse disponibili per quel secolo, non dimentichiamoci mai la scala di riferimento temporale degli alberi, non sono più sufficienti. E quindi gli alberi, i moduli vecchi, li perdono. Possono diventare cavi, possono perdere delle parti e sostituirle.
ma possono anche decidere che è arrivato l'autunno, perdono le foglie che sono un elemento fondamentale del fitomero, per poi metterle l'anno successivo. Quindi il numero di moduli è qualcosa che evolve progressivamente nel tempo della vita dell'albero. La forma definita dagli alberi ha tra l'altro degli attributi che sono stupefacenti se ci pensate. Innanzitutto la sedentarietà. Gli alberi sono sedentari. Vi ho parlato prima dell'albero del figlio di Cavalese. Io ogni anno vado a visitarlo e faccio le foto con la mia famiglia lì dentro. Io vado nel posto preciso, so esattamente dove è quell'albero lì. Non è che poi lì non c'è e mi dicono, ma sai, oggi è andato a fare un giro. Gli alberi sono lì. Una delle caratteristiche fondamentali degli alberi è la sedentarietà di lunghissimo periodo. Migliaia di anni fermi nello stesso posto, o forse centinaia nella nostra esperienza. Quello che voi vedete è un albero meraviglioso della nostra regione, si trova a Villa Verucchio dietro Rimini, all'interno di un convento francescano. La leggenda vuole che l'albero sia stato piantato direttamente da San Francesco, che in questo luogo andò sicuramente, perché il suo passaggio era già famoso, è riportato nelle cronache, stava andando a Venezia a imbarcarsi per il pellegrinaggio in Terra Santa, per cui fu registrato il suo passaggio. E la leggenda dice che la sera, con gli altri frati che lo ospitarono in quella che allora era solo una pieve, tutti attorno al fuoco a lanciare rametti nella notte invernale sul palò per scaldarsi, anche San Francesco continuava a lanciare questi rametti, in particolare di cipresso, ma uno di questi rametti continuava a rotolare fuori dal fuoco. E a un certo punto lui, spazientito, per quanto San Francesco potesse spazientire, l'avrebbe preso, infatti la reazione, l'avrebbe preso, piantato nel suolo dicendo, va bene, allora se lo vuoi bruciare cresci. E sarebbe questo. Sapete perché vi faccio vedere quest'albero? Perché noi siamo abituati a immaginare gli alberi come degli attributi delle opere dell'uomo. L'uomo costruisce qualcosa, poi lo abbellisce con gli alberi. Quindi il manufatto giustifica la presenza dell'albero, lo precede e molto spesso nella nostra esperienza gli sopravviverà. Qui il cipresso, che era già venerato come cipresso di San Francesco, fu la giustificazione affinché nel XIII secolo fosse costruito il monastero attorno al cipresso. Quindi la sedentarietà dell'albero è maggiore della sedentarietà delle opere dell'uomo, e questo è plausibile guardando quest'albero qui. L'altro elemento fondamentale che ci porta spesso a fraintendere il nostro rapporto con gli alberi è il concetto di movimento. Io sto usando questo puntatore. Se io sono qui e ho bisogno del puntatore per farmi vedere qualcosa, faccio due passi e prendo il puntatore. Io adesso sono qui, non sono più là. Ho utilizzato energia biologica, metabolica, per vincere la legge di gravità e per dislocare il mio corpo nello spazio. Rimangono delle tracce? Nessuna. Pavimento sufficientemente pulito perché non lasci pronte. Ma io non sono sedentario, sono mobile. Gli alberi non sono fatti così. L'albero è qui, ma anche lui ha bisogno di raggiungere quel tavolo, perché alla fine le ragioni profonde per cui ci muoviamo sono sempre solo due: cibo e riproduzione. Fine. È tutto un balletto, poi ce la raccontiamo, ma alla fine pancia piena e moroso moroso. Fine. Questa è la logica che ci spinge avanti nella vita. Più o meno, direi che possiamo concordare tutti qua dentro. Benissimo. Ma lui è fisso in questo posto. Come fa a raggiungere la morosa? Che è là, cresce, produce legno, produce legno, produce legno e arriva fino a qua. Occupa spazio per raggiungere questo oggetto. Ma lascia dietro di sé una traccia che è se stesso. Quindi gli alberi sono sedentari, ma non immobili, solo che attuano una forma di movimento che non è cinetico come il nostro. Non consumano energia per muoversi nello spazio, ma per produrre tessuti. Ed è per questo che la loro forma è un linguaggio. Perché così come io davanti a voi ho una gestualità che pare alle mie parole, quindi muovendomi comunico, loro crescendo comunicano. E quindi, quando io poto un albero, questa è ancora la vita di prima che va sui chiavi a fare i lavori,
l'albero. Sto modificandone la forma, secondo voi? No. Ne sto impedendo il movimento. Allora, sapete, spesso ci si scaglia contro le potature selvagge, leggerete gli articoli, eccetera, che poi metà della gente vorrebbe, capito, stare tutti gli altri, e l'altra metà non vorrebbe neanche toccarli, no? Il buon senso e la ragionevolezza intermedia non albergano nella nostra società. Bene, quando io poto un albero, gli sto impedendo di muoversi, ma siccome il movimento fa parte delle impulsioni fondamentali che portano alla sopravvivenza, nutrirsi e riprodursi, io sto impedendo a quell'albero di svolgere i propri processi vitali. Se avete a che fare con un animale, questa relazione è ovvia. Qualcuno di voi ha un animale in cattività, in gabbia o il pesce nella boccia? Voi sapete che se gli impedite di vivere liberamente, vi fate carico di quell'animale. Quindi lo dovete nutrire, dovete dare acqua se lo mettete in gabbia. Quando voi potate un albero, fate esattamente la stessa cosa. Gli state impedendo di provvedere autonomamente a se stesso, e se non lo curate, se non lo seguite, lo condannate a morte certa. E qui è la grande differenza tra noi e gli altri. E su questo elemento principale, la sedentarietà e il movimento plastico, che si gioca la profonda incomprensione tra alberi e uomini. Bene, allora, possiamo immaginare che questo movimento nel tempo sia sostanzialmente come una danza che l'albero compie? Sì, perché è anche prevedibile il movimento plastico. E in effetti c'è chi ci ha già pensato con ben più leggiadria di quanto quella io possa esporvi. Questo è un famoso detto, un saying di Peter Collinson, che nel 1776 scrisse, parlando di una quercia o di un castagno, scrisse 300 anni per crescere, 300 anni per rimanere in piedi, 300 anni per cariarsi e per disgregarsi. Quindi dando un'immagine poetica di questa sorta di danza che noi oggi siamo in grado di riconoscere e ricostruire, perché è uguale per tutti gli alberi e rappresenta il principio dello sviluppo, cioè il cambio delle regole di organizzazione dell'individuo in funzione della scala, che non è semplicemente una logica estetica o di funzionalità minuta, ma è seguire una strategia di adattamento all'ambiente in cui voi vi trovate. E quindi l'albero giovane è un albero che sta costruendo il suo tronco. Perché? Perché in condizioni naturali, in competizione con mille altri alberi che stanno nell'ideale ambiente della foresta, concorrendo con lui per l'accaparramento della luce, quindi deve raggiungere il più rapidamente possibile la volta della foresta. Poi l'albero giovane costruisce e dispiega la sua chioma, e il rapporto con le risorse ambientali arriverà ad avere il numero di foglie che gli consentirà di sfruttare nel modo più efficace possibile l'ambiente in cui si è sviluppato. E poi, come dice Collinson, la fase di pienezza e la fase di maturità, che sostanzialmente implicano mantenere le posizioni raggiunte per più tempo possibile. Ogni anno l'albero farà cadere le foglie e ne rimetterà un numero uguale. Farà cadere le foglie e ne rimetterà un numero uguale, in una logica di rapporto, di equilibrio con le risorse dell'ambiente in cui si trova. E alla fine, per tutta una serie di motivi, di insulti patologici, di danni meccanici, arriverà quel momento in cui non sarà più in grado di gestire quello spazio che aveva, l'energia che riesce ad accaparrare dall'ambiente non è più sufficiente, e a quel punto, come un buon padre di famiglia, comincerà a ridurre le spese e ridurre anche le sue dimensioni. Quel gioco di modularità, prima tanti moduli, poi i moduli mantengono costante e poi i moduli incominciano a calare in termini di numero. Strategie, e alla fine entrerà nella fase di vecchiaia, vedete parole note, infanzia, giovinezza, tenerezza, maturità e vecchiaia che ha sempre un'accezione un po'. Perché sai, quando siete giovani avete davanti la pienezza, quando avete la pienezza avete davanti la maturità, la vecchiaia. Quando siete nella fase di vecchiaia? Morte. Ma siamo così sicuri che per gli alberi accade esattamente questo?
Adesso vi faccio vedere un'immagine e vi faccio il classico trucchetto, che vi ho già detto un trucchetto, quindi non ci cascherete, di chiedervi quale albero è più giovane e quale albero è più vecchio di questi. Tutti messi davanti a questa immagine, che è un po' sgranata perché è un ingrandimento da lontano, indicano questo come l'albero giovane. Perché in realtà quella danza che vi ho appena fatto vedere, infanzia, giovinezza, finezza, maturità, vecchiaia, eccetera, certo, può essere letta da un tecnico cercando di comprendere le regole fondamentali, ma è nota a tutti. Il linguaggio del corpo degli alberi, nella sua essenza, è patrimonio comune e di conseguenza chiunque, dal bancario all'allevatore di cani all'agronomo, è in grado di dire: questo è l'aspetto di un albero giovane, questo è un aspetto di un albero senescente che sta seccando, se ne sta andando. Benissimo, ma se io vi ordino tutta la sequenza fotografica di questo albero, che è un caso unico perché è stato fotografato per oltre un secolo tutti i mesi da una famiglia nobiliare che era interessata a fotografare la propria proprietà per motivi ignoti, probabilmente accoppiamenti tra consanguinei, tale genetica, ma ci ha restituito un documento eccezionale. 1910, l'albero sofferente, evidentemente non in grado di mantenere le posizioni raggiunte con tutti questi ricacci lungo il tronco, che sono una chiara indicazione di una condizione biologicamente fragile. Nel 1920 già la chioma quasi se n'è andata e qui comincia a strutturarsi qualcosa di più organizzato. 1950, la vecchia chioma ormai è solo un pretesto, l'albero sta sopravvivendo con quello che si sta organizzando qui. Poi tra il 1950 e il 1981 un pietoso colpo di vento libera l'albero da ciò che è inutile e ci restituisce l'albero di un albero giovane, l'immagine di un albero giovane che nel 2009 è di fatto irriconoscibile dal suo punto di partenza. Ma la questione è che questa immagine ci pone davanti a un quesito che è uno degli elementi di grande fascino. Un albero che è un elemento modulare che può decidere quanti moduli utilizzare per il proprio rapporto con l'ambiente, teoricamente è un essere vivente immortale. Non c'è nessuna ragione perché la sua vita abbia un termine biologico. A differenza di noi, ahimè, che abbiamo due polmoni e un cuore e dopo un certo numero di cicli di esercizio smetteranno di funzionare. La modularità è la chiave dell'immortalità, perché se io posso produrre nuovi moduli, io sarò giovane per sempre. Ed è questa la verità, gli alberi sono biologicamente della stessa età per tutta la vita, hanno vinto la logica, potenzialmente, la logica dell'invecchiamento. Quindi l'invecchiamento non è più una condizione biologica, è una condizione morfologica, che può avere delle conseguenze biologiche, ma non necessariamente. Bene, questo vi porta a dire che un albero è importante non tanto per ciò di vivo che manifesta, quanto per ciò di morto che produce. Perché l'albero, insieme ai vegetali, altri vegetali fotosintetizzanti, è l'unico strumento che permette biologicamente l'accesso di una fonte energetica non organica nel mondo organico. E in ultima analisi, tutti noi eterotrofi, che ci confrontiamo appunto con gli autotrofi, dipendiamo da questa forma di, come dire, trasformazione di fonti energetiche. E non pensiate che questo trasferimento stia nel chicco di grano, stia nella mela, ossia nelle altre cose che noi mangiamo direttamente, ma risiede sostanzialmente nel legno morto, che è il motore principale della macchina energetica che segue tutti i viventi. Quindi gli alberi producono legno morto, per cui tutti quei moduli non più efficaci che vengono sostituiti vanno a finire nel suolo. E poi noi portiamo gli alberi e portiamo tutto in discarica. Incredibilmente devastiamo questo patrimonio incredibile di energia. Pensate, perché gli alberi perdono le foglie d'inverno e lasciano cadere i piedi? Questi si decompongono. Perché a primavera dovranno costruire nuove foglie. E secondo voi dove le andranno a prendere? Torniamo
torniamo al principio della sedentarietà. Stare 1000 anni, stare esattamente nello stesso posto senza che nessuno vi venga a concimare e voi dovete costruire una sequoia. Dove ne prenderete quelle risorse? In un solo posto, riciclando voi stessi. Gli alberi diventano cavi, perdono foglie, lasciano cadere rami. E questo garantisce loro la sostanziale immortalità. E una delle misure della salubrità biologica di un bosco è la quantità di materia organica morta che si trova in quel bosco. Quella che vedete nell'immagine è la più importante foresta primaria, che primaria poi non è, quindi foresta vergine, non toccata dall'uomo, non è vero, ma insomma che ci si avvicina, che abbiamo in Europa, che è la foresta di Białowieża tra l'Ucraina, tra la Bielorussia e la Polonia. È una riserva integrale e questo è l'aspetto chiave. Il 90% del legno che voi trovate in questa foresta è legno morto. Solo il 10%, l'alburno dei pochi alberi che ci sono lì attorno, è vitale. Se voi andate in un bosco nel Trentino, dove gli alberi vengono tagliati per la produzione di legname, il rapporto si inverte. Voi avete il 90% di legno vitale e il 10% di legno morto. Cosa significa questo? Che mentre questa foresta è autonoma dal punto di vista energetico, perché acquisisce energia luminosa dall'esterno attraverso la fotosintesi, la trasferisce in tessuti vegetali che decomponendosi rinnovano la fertilità di questo luogo, il bosco trentino è totalmente artificiale e dipende dal contributo dell'uomo nel suo mantenimento. Non è autonomo. Ok? Bene. E alla fine gli alberi monumentali, è uno dei tanti significati in cui possiamo declinare il concetto di albero monumentale, cos'è? È un albero nel quale la prevalenza delle parti morte è assolutamente esorbitante rispetto alle parti vitali. Quindi è un albero che deve la sua ricchezza e la sua importanza biologica al fatto di essere più morto che vivo. Perché nel momento in cui l'albero è in grado di esercitare questo principio, diventa un ecosistema in se stesso. Cioè, ci sono centinaia e centinaia di organismi che dipendono per la loro vita, la loro riproduzione, i propri cicli biologici, funghi, insetti, artropodi, muschi, licheni, metteteci quello che volete, dipendono da quell'organismo che nella logica della vita sul nostro pianeta ha la stessa stabilità di un pianeta vero e proprio. E quindi quando guardate un bosco di alberi vetusti dovete immaginare di guardare un intero sistema solare dove ogni pianeta è abitato e le distanze tra un albero monumentale e l'altro sono spesso incolmabili per gli organismi che vivono su ogni albero, che sono veramente come dei pianeti isolati. Quindi ogni volta che noi abbattiamo un albero è come se distruggessimo un pianeta. Letteralmente. Non è più surrogabile. E con quell'albero se ne vanno tutte le migliaia di organismi che da quell'albero dipendono. E che sono lì solo per quell'albero e è sopravvissuto per secoli. Fino ad arrivare al suolo, ovviamente, perché la decomposizione, come ultima analisi, ha il contributo della materia organica al suolo che mischiamo su quella componente minerale, crea questo incredibile organo vivente che è il suolo in continua evoluzione, che è la macchina attraverso il quale può essere efficacemente impiegata la luce della fotosintesi per costruire l'essere vivente albero. Per cui alla fine il legno morto deve essere elogiato. E bisogna imparare a convivere, bisogna imparare a convivere con le foglie, bisogna imparare a convivere con il legno, perché significa rinnovo. Guardate queste immagini, vengono tutte da parchi inglesi, in cui ci sono dei bambini che utilizzano alberi caduti che vengono lasciati sul posto a decomporsi, come normalmente dovrebbe essere, e li usano come elemento di gioco. Addirittura un albero cavo è diventato uno scivolo. E questo serve ad acquisire una dimestichezza con l'elemento
inanimato che deriva dall'albero. Immaginate se una cosa del genere fosse fatta nel nostro paese. A parte l'infrazione delle 600 norme sulla sicurezza del luogo pubblico, per cui ci sarebbe, penso, l'esecuzione pubblica di qualunque dipendente che abbia lasciato una cosa del genere, perché se un bambino cade si fa male. Ma sapete, nel mondo anglosassone il principio generale è che se è andato su un albero, se è scaramontolato giù, o nessuno ti badava, o non eri in grado di intendere di volere, o ti volevi suicidare. Va bene. Tutto questo fa sì che il concetto di albero monumentale divenga un pochino complicato, perché in fondo quello che vi ho appena detto è che la dimensione non è mica tanto un parametro efficace per dire se un albero monumentale o meno. Questo qua è un tasso che cresce su una scogliera dell'Inghilterra occidentale, posto non fertilissimo, esposto all'azione, voi immaginate un evento meteo, questo se lo becca tutto. Di conseguenza il numero di moduli che lui ha prodotto nel corso della sua vita è estremamente modesto, perché è in rapporto con le risorse che vengono dall'ambiente. Quindi lui ha 1150 anni, ha dato così. È monumentale secondo voi? Accidenti. È monumentale perché? Perché gli spiega come un albero è costruito. È una testimonianza incredibile. Eppure, probabilmente, molti di voi, io compreso, passeremo di fianco senza degnarlo di uno sguardo. Oppure, due faggi. Quello a sinistra è un bestione enorme. Ah, quello è monumentale. Che miseria, c'ha 3 metri di diametro. Quello di fianco a destra è quello che taglio per far vedere meglio l'altro. Eppure, quello a sinistra ha 400 anni, quello a destra ne ha 600. Perché? Perché tutto l'albero, in questa riduzione del numero dei moduli, si è disgregato e quello che rimane è solo una di queste colonne, immaginate questa, mentre tutto il resto dell'albero, che era qua, si è completamente disgregato. Si chiama la ballerina perché in una qualche modo sembra quasi una danzatrice con uno slancio, che è detto di minarli per questioni di pudore, ma una gamba, l'altra gamba, la testa è saltata via, insomma, ci vuole la fantasia. Però vedete, questo è biologicamente molto più importante di questo. Le dimensioni non sono poi così importanti. E torniamo alla nostra sequoia. Come molti alberi monumentali, sapete, gli viene attribuito un nome, eh? Questa è Hyperion. Non so se Hyperion. 115-66 metri, 2500 anni di età. Eppure non è niente rispetto all'albero più vecchio d'Europa. Old Ticco, guardate, 9560 anni. Eppure non avreste molti scrupoli ad andare nel bosco italiano per fare l'albero di Natale a casa. Perché questo è così? Quello lì è una forma arborea che si chiama kumul. Quando quell'albero germinò, cosa c'era? Era glaciale, mammut, rinoceronti pelosi. Lui ha vissuto in Norvegia sotto metri e metri di neve per tutta la sua vita. Cosa aveva? Un mese in cui la neve si allontanava? Ed ha assunto per tutta la sua vita un aspetto cespuglioso. Poi è intervenuto il riscaldamento globale, che sia questione degli uomini, che sia questione dei cicli naturali della Terra, improvvisamente gli si è aperto un mondo di fotosintesi e lui ha deciso solo in quel momento di creare un giovane alberino che è alto 5 metri, che segna esattamente il momento in cui lui si liberò dalle nevi perenni o semi perenni. È facile sottovalutarlo, eh? Eppure è estremamente monumentale. E poi arriviamo al mio preferito. Questo è l'organismo superiore più grande che esista sulla Terra. Si chiama Pando ed è un clone maschile di Populus tremoloide di 80.000 anni, costituito da 47.000 tronchi. Tutti quelli che voi vedete che creano un bosco altro non sono che dei ricacci dalle radici di questo vecchissimo albero che ha 80.000 anni. Sono tutti parenti e ognuno di loro ha 20 anni, non è nulla. Quelle sono l'espressione esteriore dell'organismo superiore più grande che esista sul nostro pianeta. È monumentale anche lui, ma
Ma se non lo spiego attraverso il principio della conoscenza, arrivo subito, se non spiego a qualcuno, se non do gli strumenti per comprendere, facciamo una bella pasta di cellulosa questa roba qui. Dicevi? Sono tutti ricalci basati. Quindi quella di 80.000 anni è un insieme di radici che sta al di sotto, che si rinnovano continuamente. E poi, secondo l'opportunità, fa dei ricacci che sono molto più giovani di 80.000 anni, ovviamente, perché hanno un tempo di rinnovo molto rapido, nell'ordine delle decine di anni, ma ciò non toglie che l'organismo nel suo complesso ne abbia 80.000. Tutto il risultato di quella meravigliosa macchina che è la modularità e della potenzialità del fine vita mai. Ovviamente però il motivo per cui noi attribuiamo il carattere di monumentalità all'albero non è biologico, perché ci sono molti aspetti biologici che non suscitano fascino o trasporto, bensì interesse scientifico. In realtà noi amiamo gli alberi perché in qualche modo intratteniamo con loro dei rapporti di tipo sentimentale. Adesso cercherò di farvi capire in che modo questo sentimento può nascere. Quello che voi vedete è un'immagine aerea di un parco che c'è a Ferrara. Io sono di Ferrara, nessuno è perfetto. Ve lo dico da solo qui. E quella che voi vedete, rappresentato con quegli asterischi, è l'originaria disposizione di cedri del Libano che sono stati piantati nella seconda metà del 1800 dalla famiglia che rinnovò questo parco, che si chiama Parco Massari, appunto dal nome della famiglia che lo portò nella sua attuale conformazione. Il cedro del 1800 era uno status symbol. Avere un cedro del Libano significava avere disponibilità economiche per permetterlo, perché venivano dalla Normandia, quindi costava un pochino farselo arrivare a Ferrara, e soprattutto vi diceva anche che voi avevate una cultura sufficiente per potervi permettere di spendere una baracca di soldi in qualcosa che non faceva neanche le mele. Era lì da vedere. E forse peccando leggermente di buon gusto, il conte Massari non ne prese uno, ma ne prese, come potete vedere, ben 8. Di questi, quelli verdi sono ancora nel posto e voi li potete vedere. Questo è caduto nel 2010, questi sono morti e sappiamo che c'erano ma non ce n'è più traccia, e questo probabilmente c'era perché nel disegno ha una logica, ma probabilmente morirono da piccoli. Quello di cui mi interessa parlare adesso è proprio quello che è caduto nel 2010, ed eccolo qua. Nel 2010, durante una bufera invernale, marzo, l'albero è caduto al suolo, rivelando sotto ancora il pane di terra normanna con cui era arrivato a Ferrara e i resti del coccio del vaso che era stato rotto quando fu messo a dimora. Ma a quel punto l'albero è diventato pretesto per fare uno studio dendrocronologico, cioè si è deciso di studiare la sezione di quest'albero anello dopo anello per capire qual era stata la sua vita, la sua esistenza. E qui la vedete articolato, non sto a tediarvi, in cui ci sono tutti la crescita relativa degli anelli che possono essere messi in relazione con le vicende del parco, manutentive e altro, ma vi voglio far vedere un'altra cosa. 1862, la germinazione del vostro albero. 2009, l'ultimo anello visibile, poiché è caduto nel marzo del 2010. Qua mi sono divertito a sovrapporre con gli asterischi degli eventi che riguardano il nostro paese. Abbiamo celebrato da poco la creazione dell'Italia, guardate, 1861, unità d'Italia, praticamente quell'albero è nato in concomitanza con la nascita del nostro paese come lo conosciamo. La prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e con un minimo di presunzione, la mia nascita, così vi rivelo anche quanti anni fa. E cambio immediatamente di diapositiva perché non possiate registrare. No. Sapete qual è il meccanismo di mettere in relazione me stesso con gli eventi che riguardano la storia del mio paese? Io sono italiano, quindi mi collo con quel mondo. Significa fare diventare la storia di un albero un elemento individuale, identificativo. E quindi faccio un altro gioco. Qui ho messo la nascita per linea maschile della mia famiglia,
nato esattamente in quell'anno. Mio nonno, mio padre, io e mio figlio. Cosa vi sto raccontando? Vi sto raccontando di un elemento di transgenerazionalità. L'albero è un essere vivente, si modifica, ma attraversa le generazioni come se in realtà la naturale evoluzione del suo essere vivente non fosse percepibile da noi che siamo un battito di ciglia. E quindi lui diventa un elemento transgenerazionale di identificazione di una collettività. Queste sono le immagini dei cedri del Parco Massari. Se voi digitate cedri di Parco Massari su internet, vi verranno fuori una grande quantità di foto di weekend passati a Ferrari in cui la gente si è fotografata sulle grandi branche basse di quei cedri, di matrimoni in cui lo sposo e la sposa sono andate a fare le foto prima del banchetto lì, della cresima, del compleanno, di attività individuali che segnano la vita. E a Ferrara non c'è nessuno oggi vivente che non abbia visto quell'albero così come oggi voi lo potete vedere, e non c'è nessuno che non abbia, o quasi nessuno, una foto da bambino al cavalcione di quelle branche. Quindi quell'albero non è un albero, quell'albero è la collettività che vive attorno a lui. E la perdita di quell'albero significa perdere un elemento identitario. Quindi vi richiamo a quello che diceva Rosella prima, è essenzialmente un elemento di natura culturale su quale io proietto la mia personale esperienza. E ciò che vedo riflesso dipende da me, non dall'albero, che è un elemento passivo in questa sorta di dialogo. E allora vedete, possiamo immaginare che il valore dell'albero monumentale non sia biologico, non sia dimensionale, ma sia essenzialmente un valore di narrazione. Adesso vi farò vedere in successione alcuni alberi monumentali più o meno famosi. Questo è molto famoso, è il cosiddetto ipocastano di Anna Frank, ed è un albero diventato famoso perché la ragazzina ebrea, rinchiusa nella soffitta olandese, negli anni in cui tentava di sfuggire alle persecuzioni razziali, aveva come unico contatto con l'esterno una finestrella in alto nella soffitta da cui vedeva le foglie di questo albero. Quindi il passare delle stagioni e gli echi del mondo esterno erano mediati da quest'albero del giardino, e albero di cui lei parla più volte all'interno del suo diario. E alla fine della guerra, sappiamo tutti come è andata a finire, quella che era la casa è diventato un museo gestito da una fondazione, dove quest'albero, che era stato richiamato nei pensieri della ragazzina, era diventato una sorta di simbolo della vicenda. Il simbolo ci stava perché era un albero vecchio, preesistente alla storia e testimone di quella storia. Però è accaduto un fatto, che nel 2010 il vecchio ipocastano è caduto al suolo. Porco Giuda, è caduto l'albero di Anna Frank. È un problema, perché se l'albero era il simbolo di Anna Frank, apparentemente questa linearità di significati e di relazioni veniva interrotta. Eppure, cosa accade? Che nel giro di pochi mesi la fondazione è stata inondata, letteralmente inondata di lettere, di gente che diceva: io sono venuto in visita al museo, ho raccolto una castagna dell'ipocastano, l'ho piantata a casa, è un alberino, se volete do il mio alberino per sostituire quello di Anna Frank. A quel punto la fondazione ha fatto una specie di concorso, ha scelto un alberino che è stato piantato in quel posto. E questo alberino giovane è altrettanto importante simbolicamente dell'albero vecchio che l'ha preceduto. Quindi la monumentalità è un attributo che si può trasferire indipendentemente dalle caratteristiche biologiche dell'albero che la manifesta. C'è una continuità, quindi anche il giovane albero è diventato monumentale. Altro albero, qui veniamo molto più vicini a noi, siamo nel Faentino, eh? Questo è un grande platano, la cui presenza in questa corte colonica vicino al fiume Lamone non ha una grande giustificazione. La corte colonica degli anni 50, quindi apparentemente successiva al platano. Il platano è un enorme albero segnato dalla perdita, vedete, di tutta la parte superiore. E quindi è un
un albero che apparentemente non racconta storie, fino a quando negli anni 70 non è arrivata una delegazione neozelandese a Faenza. Cosa ci faceva una delegazione neozelandese a Faenza? Era venuta lì perché durante la seconda guerra mondiale una brigata neozelandese si era fermata proprio all'ombra di quell'albero in una giornata di sole, quando il fronte tra le truppe alleate che stavano risalendo la penisola e quelle tedesche che si stavano ritirando verso nord era esattamente su quel fiume lì. Ma i tedeschi, che stavano dall'altra parte nel Limolese, lanciarono una granata esattamente su quell'albero, certi che in un caso pomeriggio estivo qualcuno all'ombra c'era sicuramente, e fecero diversi morti tra questi maori. Distrussero completamente la casa. Poi, sapete, i neozelandesi raccolsero le loro vittime, il fronte andò avanti, la storia è nota a tutti, ma negli anni 70 arrivarono questa delegazione che disse: i soldati che sono morti erano di religione animista, erano guerrieri maori, e secondo la tradizione l'anima del guerriero maori trova pace nell'albero più prossimo al luogo della morte del guerriero. Quindi siamo venuti a consacrare l'albero alla memoria di questi soldati, cosa che fu fatta, e oggi voi trovate questa pietra sacra rituale fissata all'albero. Vi racconto una storia, una storia che passa attraverso la narrazione degli uomini. Ancora andiamo dall'altra parte del mondo, siamo in Giappone. Qui siamo ovviamente a Hiroshima, che è stato teatro dell'ultimo atto della seconda guerra mondiale, quindi il lancio di una bomba atomica che ha distrutto integralmente il centro della città, lasciando in piedi solo alcune 6 ginkgo che erano, come alberi sacri giapponesi, ospitati all'interno di templi, e che furono spazzati via, ma il ginkgo rimase. E la primavera successiva, quel terribile agosto, l'unico segno di vita in questo luogo maledetto dagli uomini perché radioattivo fu la germinazione di queste ginkgo, che diventarono di colpo simbolo di una possibile rinascita. Era l'unica cosa che era sopravvissuta, ed era anche qualcosa che si legava alla tradizione millenaria dei giapponesi, quindi era possibile una nuova strada. E oggi questi ginkgo sono integrati in nuovi templi con delle scritte che ricordano quanto è accaduto, affinché non debba accadere mai più. E vi completo con questa immagine, per cui non solo gli alberi possono diventare monumentali, questo è un vicine che voi trovate a Forlì, addossato a una casa del dopoguerra, in una zona di Forlì che nel 1944 fu rasa al suolo dai bombardamenti alleati. Eppure le persone che andarono probabilmente pietosamente a cercare le loro cose, i corpi dei congiunti che erano rimasti sotto le macerie, salvarono questo glicine che era lì da prima. E quando ci fu la ricostruzione, lo protessero e poi lo riaddossarono al muro della nuova casa. L'unico elemento che ricordava la Forlì antecedente, che rimase. Vi ho raccontato di alcuni alberi monumentali, ma vi ho raccontato una storia della seconda guerra mondiale attraverso gli alberi. Erano lì, erano testimoni, raccontano delle storie di uomini, di quegli uomini non sapremo mai il nome, ma l'episodio passa attraverso gli alberi. Quindi la monumentalità è un requisito di narrazione che presuppone il mantenimento delle tradizioni che giustificano la permanenza di un albero. Bene, ovviamente, siccome è un elemento culturale, beh, mica tutti li vediamo nello stesso modo, perché le culture sulla Terra sono molteplici, e quindi i valori che noi attribuiamo a un albero non sono mica gli stessi ovunque. E quindi confrontarsi sul significato degli alberi significa leggere le altre culture. Questa è la ginkgo. Voi la conoscete sicuramente come albero da ornamento importato in Europa per le sue caratteristiche compositive assolutamente uniche, ma è un albero sacro in tutta l'Asia perché legato alla religione buddista, al punto che i templi buddisti, ma anche quelli shintoisti, hanno le colonne realizzate in legno di ginkgo, che per
peraltro è un fondamento della farmacopea tradizionale. E quindi posso commettere delle gravi indelicatezze se non conosco questi aspetti del valore simbolico e culturale di quest'albero. E l'equivalente del ginkgo, per la sua importanza legata alla religione addirittura, sapete qual è nel mondo occidentale? Questo qua, il cedro del Libano. Perché credete che il conte Massari piantasse cedri del Libano? Non solo perché il cedro del Libano all'epoca era come una Lamborghini, mica la compri per guidarla, la compri per farla vedere all'altro, ce l'hai. Quindi un'ostentazione, ma perché lui diceva a tutti, brancoli di folchi ignoranti che passate davanti al mio parco, voi non sapete nemmeno il significato che si c'era dietro il cedro. Ma io che ho passato la mia vita a studiare mentre voi eravate piegati sulla zolla, io lo so. E quindi il codice che c'è dietro quest'albero è per me e per i miei pari. Gente che ha studiato. Secondo voi di cos'era fatta l'arca dell'alleanza dell'Antico Testamento? Di legno di cedro. E le colonne del tempio di Re Salomone? Di legno di cedro. E la nave funebre dei faraoni? Di legno di cedro. Date un buon voto a questa ragazza. Di legno di cedro. Quindi voi capite, l'albero ci racconta anche delle relazioni tra gli altri, e quindi mantenere vivo questo sapere significa muoversi all'interno di un giardino, come se fossimo all'interno di questa biblioteca, dove non ci sono dei libri che in maniera didascalica ci spiegano tutto, ma ci sono dei simboli che passano attraverso gli alberi. E alcune volte i simboli sono anche in contrasto. La farnia, che è la tipica quercia di pianura, è un albero di grandissima importanza per tutta la cultura indoeuropea. Odino, massima espressione del pantheon germanico, è personificato dalla quercia. Zeus, massima espressione del pantheon greco, poi trasferito in Giove nella cultura classica romana, è rappresentato da una quercia. Ma veniamo un pochino più vicino a noi, restando sempre nella classicità. La quercia è il simbolo dell'unità germanica, perché rappresenta l'elemento fondante della cultura. Sapete perché? Perché quando nel 9 d.C. si tenne la battaglia di Teutoburgo in Germania, che fu una delle più grosse sconfitte subite dall'impero romano nella sua espansione nelle pianure centroeuropee, il condottiero tedesco che era riuscito, germanico, che era riuscito a riunire tutte le tribù che si davano le legnate in testa l'una con l'altra all'epoca, e per la prima volta sono stati riuniti in un'unica grande coalizione, era un generale romano di origine germanica, che al soldo del console Varo, che era responsabile delle regioni che si trovavano in quel luogo, era la guida che avrebbe dovuto riportare per il periodo invernale le legioni romane negli accampamenti stabili di qua dal Reno, cioè a occidente del Reno. Lui però, che era stato educato a Roma e del quale i romani si fidavano ciecamente, anzi conosceva i germani perché era di origine germanica, aveva pensato e immaginato di fare il grande colpo della sua vita, quindi attrarre, grazie al suo prestigio, le legioni romane in una trappola, annientarle e autoproclamarsi il condottiero di tutti i germani. E la trappola, sapete da cos'era costituita? Da una foresta di querce sacra. E portò le legioni all'interno di questa foresta dicendo: so io una scorciatoia per raggiungere i luoghi di accampamento invernale, vi guiderò, non avete problemi. In realtà erano attesi dai guerrieri e tre regioni furono completamente annientate e le acque della regione furono sottratte, infamia enorme, per cui quelle regioni non furono mai più ricostituite. E la vittoria non fu tanto una vittoria militare nel senso della tattica di movimento delle truppe, fu una vittoria di natura psicologica,
simbolo dei Germani, e i Germani attirarono i Romani a combattere un uomo che gli era ostile, perché combatterono nel tempio in cui gli dei dei Germani proteggevano le loro truppe. Quindi fu una guerra di natura psicologica. 10 anni dopo, un generale romano tornò su quei luoghi, si chiamava Germanico, tornò su quei luoghi e passò nuovamente il Reno, raggiunse la foresta in cui c'era stata la battaglia e sapete cosa fece per prima cosa? Tagliò tutte le querce. E incominciò a dire: dove sono i vostri dei? Perché non vengono a fermarci mentre distruggiamo il vostro tempio? E noi sappiamo, le notizie sono dalla propaganda dei vincitori, no? Quindi dai romani. Affrontarono i germani in campo aperto, li distrussero e recuperarono le insegne delle legioni, che non furono mai più ricostituite. Questo, da quel momento, ha segnato una separazione completa nel modo in cui noi vediamo gli uomini, perché quel generale romano che aveva in qualche modo attirato i romani in trappola, per noi è un traditore, si chiamava Arminius, da cui deriva Hannibal. Per i tedeschi è un eroe dell'unità germanica, e trovate le statue comunque, e il suo simbolo è la quercia. Quindi vedete, pur amando tutti gli alberi, quello di un valore, un tedesco non vedrà mai una quercia con i vostri. E se voglio capire cosa pensa un tedesco, nella ricchezza del luogo in cui mi trovo, tra tutte le nazioni che concorrono alla formazione dell'Europa, devo anche sapere quali sono i loro sentimenti nei riguardi del mondo. Che loro e il mondo delle grandi foreste ancora oggi lo manifestano nella costruzione dei loro parchi, mentre il nostro è il mondo del controllo totale del giardino classico, dell'uomo che domina la natura. E questo ci dicono gli alberi monumentali. Ho ancora... Quanto ho? 10 minuti. Dai, va bene. Ovviamente vedrò di accelerare un pochino perché, insomma, cerco di arrivare un pochino a conclusione. Ovviamente l'albero, per potervi parlare di qualcosa, per poter recitare la sua storia, ha bisogno di un palcoscenico. Non basta l'albero in sé. Devo avere tutti gli strumenti scenografici che lo aiutino nella sua esposizione. E questo è il contesto. Questi sono bellissimi alberi tutelati nella nostra regione, sono dei cipressi. Non sta neanche benissimo, una foto di qualche anno fa che mi ritrae. Ma se io voglio rappresentare la dolcezza delle colline bolognesi e la storia dell'agricoltura anche difficile di questi luoghi, e voglio utilizzare come simbolo estetico e narrativo dei cipressi, non basta mettere un cipresso, devo mettere un cipresso su un piedistallo come questo. Quindi la tutela dell'albero monumentale non implica solo la tutela dell'oggetto albero, dell'essere vivente albero e la memoria che quell'albero mi trasferisce culturalmente, ma devo anche dargli lo spazio sufficiente per poter esprimere e raccontare la sua storia. E quindi quell'albero, questo è un altro albero monumentale tutelato che è più vicino a, a casa mia, nella provincia di Ferrara, quell'albero deve la sua esistenza in un luogo alla contestualizzazione. E di conseguenza non posso tutelare l'albero se non tutelo il paesaggio. Quindi tutte le relazioni, e vedete, solo così ad ipotesi, il contesto può essere declinato in tre modi. Allora innanzitutto il cerchio più ampio che vi consente di acquisire tutti gli elementi che vi danno giustificazione di quell'albero in quell'uomo. Quindi spiegano perché l'albero è lì. Poi un contesto più stretto, quello giallo carico, che va a tutelare tutti quegli elementi ambientali dai quali dipende la sopravvivenza generale di quell'albero. Per esempio la disponibilità delle acque. Se io impedisco a un canale di addurre acqua vicino all'albero, probabilmente farò morire l'albero. E infine un'area di rispetto ancora più piccola che attiene all'intangibilità dell'albero e alla sua potenzialità
espressiva. Se non faccio questo, l'albero, come posso dire, sfregiato da elementi incongrui, perde la sua capacità di narrare, come se perdesse la memoria. Guardate questa quercia, qui siamo a Poggio Renatico, sempre vicino a Ferrara. Questa era una quercia che cresceva di fianco al posto di una casa colonica. Perché era lì? Perché serviva a ombreggiare i carri durante l'estate. Il pozzo non c'è più. La casa colonica è stata demolita e di fianco è stato costruito questo ponte che riguarda un elemento viario di collegamento. L'albero è ancora lì, non ha subito nessun danno, ma non ha più nulla da raccontare. Il mondo da cui proveniva è completamente scomparso. Come se io prendessi un nativo delle foreste amazzoniche, di colpo schiaffassi in centro a New York e pretendessi di riuscire a cogliere tutto della sua cultura vedendolo sperso che si aggira per Central Park. E io anche mi sono guardato attorno per pietà. Quindi voi capite che tutto questo è fondamentale perché fa parte della dignità dell'albero. E alla fine, se noi godiamo degli alberi, se noi abbiamo la responsabilità di mantenere viva la memoria e di raccontare le storie che loro ci possono raccontare, abbiamo anche il dovere e la responsabilità di sapere quando rinunciare agli alberi. Perché molto spesso, vedete, quella modifica del contesto che non vuole comunque rinunciare all'albero documentale è solo esclusivamente un atto di egoismo. Vedete questi alberi? Sono due alberi monumentali, erano a Sant'Agostino, non esiste più la tutela, adesso sono stati anche abbattuti se non sbaglio. E questi alberi erano nel parco di una villa che è stata urbanizzata. Gli alberi sono rimasti lì per un po', gli hanno tagliato le radici, hanno pavimentato il terreno permeabile, hanno tombato i fossi e li hanno potati perché non cadessero foglie, non cadessero rami sui nuovi abitanti delle villette schiere. Qui non vi sto dicendo che quel comune avrebbe dovuto rinunciare le villette in favore degli alberi. Devono essere scelte responsabili. Se decido che per il bene della collettività è opportuno avere delle villette, bene, rinunciamo agli alberi. Gli alberi possono essere piantati nuovamente, possono crescere, ma l'ipocrisia che sta dietro la volontà di mantenere comunque due cose, giocando la carta sporca del fatto che il cerino, l'albero che morirà o che diventerà pericoloso, passerà alla generazione successiva, è semplicemente un atto di incoscienza. Quindi saper dare la morte quando è necessario può essere un atto di pietà o di ragionevolezza, perché in fondo siamo uomini, abbiamo utilizzato gli alberi per migliaia di anni. Non si vede perché oggi dobbiamo fermarci di fronte a una squallida di ipocrisia che non è scientifica. E a questo proposito vi voglio raccontare molto brevemente una storia che riguarda questo viale. Qui siamo a Faenza, questo è un viale che non è tutelato dalla ragione, ma è molto importante perché è un viale ottocentesco di platani che fu realizzato in occasione dell'arrivo dell'acquedotto dalla diga di Ridracoli in città, quindi dell'acqua pubblica che poteva essere distribuita. E sul percorso di questo acquedotto, che si concludeva con una fontana monumentale, fu creato questo viale che era una passeggiata ottocentesca dove si immaginava che i faentini potessero andare a passare le domeniche pomeriggio. Purtroppo gli alberi nel corso degli anni ne hanno visti di tutti i colori, e la guerra, e le capitozzature, i tagli per far legna, e la pavimentazione, e la tombatura dei fossi. La città è cambiata, prima la campagna, adesso è una zona totalmente urbanizzata. Qualche anno fa l'amministrazione comunale ha deciso di provvedere all'abbattimento di tutti questi alberi e alla loro sostituzione. Una scelta importante che poi si è arenata perché il finanziamento europeo che è stato chiesto per fare tutto questo lavoro non è mai arrivato. Quindi non è stato fatto materialmente, ma tutti i passaggi, immaginate le riunioni con i politici, i portatori di interesse come si chiamano oggi, e la cittadinanza, che ognuno aveva qualcosa da dire in merito alla questione degli alberi. Un anno di riunioni con gente che urlava e tutto, però con un forte spirito persuasivo, grande pazienza, dopo un anno si è giunti ad avere anche la cittadinanza a favore di questo intervento molto importante. Fino a quando un giorno io sono andato, considerando mai il problema risolto, sono andato nel comune di Faenza, che è uno dei miei clienti, e prendendomi in giro mi hanno detto: guarda, guarda, che adesso sul giornale locale
signora 90 anni in genere cosa dice? Ho 90 anni, adesso voi li tagliate tutti prima che diventino grandi, io e Dio, mamma, dove vado? Questa è la frase. Allora io invece ho preso questo articolo, l'ho letto, in questo articolo c'era scritto: caro sindaco, io mi chiamo e ho 90 anni, ho sempre vissuto su viale, da bambina giocavo lungo il viale all'ombra dei platani, poi sono diventata più grande, andavo a passeggiare la domenica pomeriggio lungo il viale, ho conosciuto mio marito, ci siamo sposati, sono andata in Italia in un'altra casa lungo il viale, ho avuto due figlie che sono sempre andate a scuola lungo il viale all'ombra dei platani e che giocavano all'ombra di questi alberi. Adesso sono anziana e sono qui seduta con le mie nipotine a pulire, insomma, le nipoti su una panchina lungo questo viale. Quindi chiedo al signor sindaco di fare presto sostituire gli alberi, perché così le figlie delle mie nipotine potranno godere di questi alberi così come ho goduto io. Io ancora oggi, quando leggo, quando parlo di questa cosa, in una certa misura mi commuovo, perché c'era una tale comprensione dello spirito di convivenza con l'albero in questo ragionamento che non c'erano parole da aggiungere. C'era una saggezza profonda che veniva da un tempo in cui la relazione con l'albero era una relazione che passava anche attraverso la rinuncia, sapendo che c'era un mondo che però provvedeva a nuovi alberi monumentali per il futuro. E questo, badate, è sempre accaduto. Questa è un'immagine, è un pittore di corte, Hubert Robert, alla corte francese, che nel 1700 ritrae il rimpianto dei giardini di Versailles. Se voi andate a Parigi e andate a visitare i giardini di Versailles, questa opera di ingegno enorme di un grande architetto dei giardini come le nostre, li potete ancora vedere splendidi. Eppure nel 1775 erano stati abbattuti completamente. Ma dovete sapere che i giardini di Versailles, che sono patrimonio dell'umanità, sono già stati abbattuti integralmente 3 volte e ricostituiti fedeli alla volontà dell'architetto che li progettò, perché sono un'opera d'arte che passa attraverso la natura. Parlano del gusto di un'epoca, di una sapienza, di una, come posso dire, relazione degli uomini con gli alberi, che per essere letta deve essere vista nella sua integrità. E quindi, ahimè, ogni tanto devono essere spazzati via per essere ricostituiti, perché il grande architetto non li vide come li vediamo noi dopo 100 anni, li vide giovani. Il re che li commissionò non immaginava un parco fatto di alberi vetusti, lo immaginava giovane, perfetto, aderente al progetto che gli era piaciuto. Quindi questo va fatto, ma va fatto con grande competenza. E allora, e vado rapidamente alla chiusura, cos'è un albero monumentale? Dopo tutta questa chiacchierata forse possiamo azzardare una definizione, e questo è quello che ho dato io tanti anni fa per una pubblicazione che fu tra l'altro redatta da BBC. E l'albero monumentale è un sopravvissuto, il relitto, la testimonianza di un paesaggio, di un ecosistema, di un uso del suolo e della vita degli uomini che attraverso le generazioni l'hanno piantato, l'hanno pulito e ne hanno vagito lo pulito, cioè racconta storia. L'albero monumentale è tale quando cessa di essere un albero per diventare l'albero, cioè trascendere la sua accezione biologica e farsi simbolo, narrazione o testimonianza. E il dovere di chi fa il mestiere, di chi farà, spero tra di voi, un mestiere simile, è mantenere fede come un giuramento a questo principio. Questo principio che è un patto, Rosella prima parlava di volontà normative per la tutela degli alberi comuni. Questa è un'esperienza che sta andando avanti in Romagna, che badate bene, è stata voluta non per gli alberi monumentali, ma per tutti gli alberi. Perché, vi ripeto, la monumentalità è solo un'infrastruttura culturale umana. L'albero è un albero. E allora è un patto. Io prendo te albero nel mio contesto sociale, nella mia città, e tu mi fornirai ossigeno, mi fornirai ombra, mi abbatterai il particolato, mi mitigherai il clima d'inverno e darai ospitalità a tutte le creature che con te vorranno vivere, arricchendo le mie giornate. Io in cambio ti do diritto all'autoctonia, cioè ti pianterò nei luoghi dove
sei stato progettato per vivere. Ti darò diritto a tempo e spazio adeguati perché tu possa portare a termine quella danza di cui vi parlavo. Ti darò diritto all'autodeterminazione della forma. Se ho comprato una abete non vorrò una palma, se no prendevo una palma. Diritto alla crescita sottrattiva. Lasciate che le code, le parti degli alberi cadano al suolo, perché la loro sopravvivenza dipende da quello. Gestitelo, gioite delle foglie per terra che vi dicono che è arrivato l'autunno. Diritto al riciclo di se stessi, che dipende da prima. Diritto al compimento del ciclo vitale. Diritto alla dignità del fine vita. Se un albero è diventato pericoloso e non può più vivere, non devo farlo a metà perché così non cade più, perché quello non è più un albero. Devo dargli una morte dignitosa, non una lenta agonia per il mio egoismo. E infine il diritto alla narrazione. Ho il dovere di mantenere vive le storie che quell'albero mi racconta. Ed è un dovere che da una generazione deve passare a quella successiva. Quindi di mantenere viva gli elementi culturali che sostengono questa storia. E quindi vorrei concludervi molto rapidamente con queste due diapositive. Questa è una storia bellissima che secondo me è la quintessenza delle ultime due diapositive, cioè quella definizione dell'albero monumentale e quel decalogo che vi ho delineato. Qui ci troviamo a Castelfranco Veneto, Allora, quell'albero che voi vedete si chiama, come molti alberi monumentali, ha un nome, è il Schiesou, la mia pronuncia veneta è modesta, che è molto importante per quel luogo, perché vedete, nel 1788, lo riportano le carte, c'è un bagolaro, c'è il Sostrale, schiantato esattamente nel luogo di quest'albero. Questo albero cadde nel 1885 durante una temporale molto violenta e fu sostituito da un nuovo bagolaro, che è quello che voi oggi vedete in un'immagine del 2017. Ironia della sorte, un temporale violentissimo del 2017 ha causato un gravissimo danno, uno sbrancamento in quest'albero, e mi hanno chiamato per dire cosa possiamo fare con quest'albero. Io sono andato a fare tutte le analisi del caso e alla fine ho presentato le mie conclusioni ai tecnici comunali e al sindaco, all'assessore. Ho detto: guardate, il vostro albero ha dei problemi di stabilità estremamente seri. Se voi credete, io posso tenerlo in piedi, ma questo costerà molte decine di migliaia di euro. L'unica alternativa è l'abbattimento di quest'albero, che è il luogo di processioni, è il luogo della festa del primo maggio, è il luogo dove vengono celebrati tutti i matrimoni. In un piccolissimo paesino si chiama Salvatronda, è al centro del paese di fianco alla chiesa, vedete nelle immagini. E il sindaco ha detto: l'albero non è mio, è del paese, i soldi non sono miei, sono della comunità, quindi sarà la comunità a decidere. E ci siamo trovati tutti in una palestra a parlare delle sorti dell'albero. E il sindaco ha detto: io non ho soldi da dedicare a quest'albero perché è un evento emergenziale, però io quest'anno dovevo rifare i marciapiedi della frazione di Salvatore. Se voi volete, io non farò i marciapiedi, ma realizzerò un sistema di consolidamento per l'albero. Decidete voi cos'è. C'è stato un dibattito molto animato e ognuno ha detto la sua con grande civiltà, si sono riservati la decisione e una settimana dopo mi hanno chiamato dicendo: il paese ha scelto per l'albero. E quindi quell'albero oggi è oggetto di un intervento di recupero. Sapete perché quell'albero è monumentale, veramente monumentale? Non per la storia che racconta, per le immagini, per le dimensioni, per niente. Perché quel paese era radunato attorno all'albero anche se l'albero non c'era. Quindi quell'albero è il paese. La gente ha deciso, e sia che avesse deciso per il bene, sia che avesse deciso per il male, cioè l'abbattimento o meno, sarebbe stata una scelta che non avrebbe in alcun modo potuto prescindere dall'affetto e dalla riconoscibilità che la gente attribuiva a quest'albero, perché tutti persero parte del loro tempo per andare a parlare. Questa è la monumentalità. Allora, e chiudo veramente. La domanda vera è: noi oggi siamo in grado di fare in modo che un domani ci siano alberi monumentali per le prossime generazioni? Guardate, l'abisso del tempo è incredibile. Questo è il centro, uno dei centri di cui vi ho parlato oggi. È stato piantato nel 1885, quindi nel 2018 ha 133 anni di storia. Vuol dire che se io pianto un giovane cedro oggi, devo essere in grado
di far sì che quell'albero sia come questo che voi vedete nel 2151. E per fare questo occorrono delle politiche e occorrono delle, come posso dire, dei concorsi di sentimenti della gente, che non possiamo chiamare ambientalismo, non possiamo chiamare arboricoltura, dobbiamo chiamare cultura, perché è solo questo. Quindi studiando e difendendo e diffondendo questi aspetti e rendendoli comuni, noi faremo dei nostri alberi, di tutti i nostri alberi, potenzialmente degli alberi monumentali. Vi ringrazio.